Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale da Marcix91. Siamo qui per la quinta parte di The Forest. Ah, finalmente stiamo proseguendo e imparando pian pianino a giocare a questo giochino che ho atteso da parecchio tempo. Ma volevo iniziare prima di tutto a ringraziare i nuovi iscritti. Siete tantissimi, sono giunti una decina di iscritti in più nel giro di 2 giorni circa, che per me sono veramente tanti ed è una cosa che mi emoziona e sto seguendo tuttora attraverso la cronologia dei video. Sono riuscito a superare 140 views di The Forest, almeno nel primo episodio. Sta prendendo una bella piega anche il secondo episodio con 53 visual e anche il quarto episodio che sta superando le 33. Il terzo sta superando anche quello le 30. E so che per molti di voi diranno: vabbè, sai che roba, ci sono YouTuber che 100 visual le fanno dopo circa 0,5 secondi che hanno caricato un video. Per me, ragazzi, è un grande traguardo, veramente grande. Ma soprattutto, ancora più grande siete voi che vi siete iscritti, che ovviamente spero di piacervi nei video che faccio, spero di farvi divertire perché quello è il mio scopo. E vi ringrazierei uno a uno, ma dato che non so come funzioni, non so se posso salutarvi perché magari vi può dare fastidio, non ne ho idea, non lo faccio, ma sappiate che mi riferisco a voi, insomma, gli ultimi iscritti, a tutti voi. Vi ringrazio e vi saluto. Se volete essere salutati, non c'è problema, me lo dite, eh? Se avete, come già sanno molti altri che si sono iscritti in precedenza, se avete qualche richiesta su qualche gioco in particolare, se vedete, volete vedere qualche gioco in particolare, ne possiamo parlare tranquillamente nei commenti. Scrivete, perché ragazzi, cose positive o negative non mi importa, l'importante è che scriviate perché mi fa molto piacere vedere che queste persone mi stanno seguendo. Come ho sempre detto, meglio averne pochi di iscritti ma che questi ti seguano, che averne tanti che non ti cagano. Quindi sono felice, sono veramente felice per tutti voi, perché mi avete reso felice veramente in questi giorni. E spero che il canale continui a crescere. Ovviamente questo può succedere solo grazie a voi, anche grazie a me ovviamente, condividendo i video, lasciate un bel like come sempre. Speriamo che sia una bella giornata anche su The Forest. Quest'oggi, come ho detto dalla discussione che ho attivato su YouTube, che non so se si veda, ho intenzione di craftarmi una zattera perché, come vi stavo appunto dicendo, qui c'è una stanzina blindata. Come potete vedere, c'è un lucchetto e a quanto pare serve una tessera magnetica per entrare, un qualcosina, un codice, non lo so. Sembra più una tessera magnetica tipo un beige. Quindi, non avevo visto la croce. Quindi, ho trovato una grotta in una zona che già avevamo visto in passato, nel secondo episodio, una grotta verso quella posizione lì dove ci sono dei container arenati sulla spiaggia. Ebbene, lì appunto c'è questa grotta, questa cava, e all'interno si trova una tessera magnetica che potrebbe essere la tessera che aprirà questa porta. Perché, ragazzi miei, io voglio scoprire un po' dove è andato questo Bob. Intanto riprendiamo le cose che sono respawnate. Voglio scoprire dove è andato a finire sto Bob, il proprietario dello yacht. Poi, appunto, dopo aver costruito questo. Mangiamo, scusate un attimo. Dopo che costruiremo questa zattera, ho intenzione anche di costruirmi un molo, perché ogni volta andare a nuoto da qua a là ci metto un'eternità. Quindi costruirò un molo che vada dalla casa nostra fino allo yacht, così da camminarci sopra molto più tranquillamente. E poi insomma vedremo di fare qualche trappola o qualche spuntone per le mura, dato che ci occorrerà per difenderci. E quindi l'episodio di oggi sarà anche questo, qualcosa di molto tranquillo, ragazzi. Mentre l'episodio successivo, cioè il sesto, usciremo di casa e andremo nella nostra prima grotta, sperando che non ci siano particolari problemi. Nel frattempo colgo l'occasione di sfruttare un consiglio che mi ha dato Marco, che in teoria, teoricamente già volevo fare, ma non so, ho voluto aspettare.
Di craftarmi l'arco perché effettivamente alcuni nemici, soprattutto quelli grossi, sono una bella rottura. E dato che sono molto intelligenti e se ne stanno distanti se noi stiamo vicini all'acqua, li potremmo sfrecciare. Quindi, tecnicamente, non ho idea di come si crafti l'arco. Tecnicamente, occorre un tronco, un bastoncino e abbiamo l'arco. È stato molto semplice. Quindi abbiamo l'arco. Aspetta, dobbiamo far così. E le frecce mi pare che si facciano con le piume. Esatto. Sì, a quanto pare. Ok. E abbiamo l'arco anche. Ci riprendiamo le corde che ci sono dando sempre utili. Questa no, se no mi va in acqua. Ok, ci siamo craftati anche l'arco. Grazie Marco del consiglio. Sia ben chiara una cosa, ragazzi, che io ovviamente cerco di guardare meno possibile le guide su YouTube, per il semplice fatto che sarebbe troppo facile per me saper già come craftare le cose o fare il finto genio, quindi cerco di arrivarci da solo. Almeno che non siate voi a consigliarmelo, io appunto cerco di farlo da solo. Quindi, se sapete come si fanno alcune cose, come si craftano delle armi, eccetera, ditemelo pure, perché io non seguirò video su YouTube perché mi sembra troppo semplice e tante cose vorrei scoprirle anche da solo. Quindi, vediamo un po' se possiamo dormire. No, bisogna attendere un altro po'. Aspettiamo un altro po' per andare a letto. Aspettiamo la mattina e poi iniziamo a craftarci. Ah, questa famosa zattera a buttare giù un po' di alberi. Ci vediamo tra un po'. Ah, ok, siamo al giorno 20, ragazzi. Oh, 21 anzi con questo. Ah, ce la possiamo fare, eh? Non c'è niente di meglio che cucinarsi una bella bistecca di prima mattina. Ok. Oh, piove, finalmente almeno così si riempirà i nostri gusci. Allora, ragazzi, come appunto stavo dicendo, ci craftiamo una zattera, eh. Allora, prima però devo mettere un tronco qui, perché aspetta, dovrei averlo qua, perché prima buttando giù un albero ho sfondato direttamente tutto il muro. Ah, beata ignoranza. Allora, ok. Ok, quindi zattera dovrebbe essere questa, spero. Sì, ok. Per una persona, sto giro ci siamo. La impostiamo già girata così. E ok. Servivano anche parecchie corde, vabbè. E adesso iniziamo a trapanare, come non ci fosse un domani. Poi ragazzi, appunto, nei primi episodi saranno cose molto tranquille, cercheremo di craftarci la casa, cercheremo di proteggerci un po'. Poi nei successivi ho intenzione anche di andare a prendere le armi speciali, ovviamente. Tipo la katana, ho visto che c'è la katana e il machete, mi sono un pochettino informato, insomma. Ok. Sembra di aver visto qualcuno. Di tronchi ne serviranno una quarantina, ma neanche tanti. Se ho fatto una zattera con 82 non è un problema. Cazzo, l'ho visto! Cazzo l'ho visto, cazzo l'ho visto, cazzo l'ho visto, cazzo l'ho visto. Guardali, guardali, sono due. Beh, finché si picchiano fra di loro, potrei però provare.
sono pure ripreso le frecce dal suo corpo. Vieni, vieni. Sai che adesso siamo solo io e te. Hai visto? Ma non fai più il furbo, eh? Certo che se riuscissi ad abbattere uno di quei giganti, una specie di orco cazzo, orco cazzo, orco cazzo, orco cazzo, orco cazzo, uff, per un pelo. Fuori due. Ok. Oh oh oh. Qual è quello con le frecce addosso adesso? Vabbè, mentre loro allegramente combattono con se stessi, noi abbattiamo gli alberi. Ma se io per sbaglio le mani in testa non succede. Ah! Voglio scoprirlo. Io voglio buttargli l'albero addosso. Penso si sia appagato. Si è buggato. Oddio, si è buggato. Non ci credo. Che figata. Via, via però adesso. Ottimo direi, abbiamo la zattera. Che non so guidare, aspetta. Beh, io direi di lasciarla qui. È carina come zattera però, eh. Io direi di costruirsi già qualcosa sopra anche, perché ci servirà qualcosina tipo l'essiccatoio, se riusciamo a metterlo. Assista anche per così? Ancora meglio. Così le bistecche le vedono direttamente dalla finestrella. Aspetta, vediamo un po'. Ok. Sono senza bastoncini. Andiamo anche già a craftarci il molo. Ops. Ci craftiamo il molo e direi di farlo qui. Vediamo un po' dov'era. Il molo. No, il tavolo, questo non c'entra niente. Eccolo qua. Il molo. Allora, linea d'aria, siamo più o meno qui. Pressa poco. Sì,
dai, partiamo da qui. Cosa succede alla mia ascia? Ah, niente, questo è il limite massimo, il che significa che dovremo ricraftarne un altro dopo, allora. Quanti ne occorrono? Perché non vedo un tubero. 18 solo? Venga, venga! Stavolta non ci salverà. Avanti un altro. Questo. E lo volevo fare proprio qui vicino all'entrata. Non ovviamente davanti perché saremo noi fortunati ad andarci sicuramente. Devo farlo tipo in questa posizione qui. Così il primo che viene dentro si gira e la prende in pieno. Me li sa se ci sono, dopo il resto no. Però vabbè. Abbiamo una parte di molo. Io vorrei avere un'altra parte di molo però adesso. Tavolino, tavolo, no, il tavolo no. Eccolo qua. Anche adesso mi ho preso. Sei morto bastardo. Adesso ti sminuzzo. A quanto pare sì, l'armatura si danneggia. Ho un serpente nella clava. È la prima volta che lo vedo. Aspetta, ma io posso farti effetti? Oh sì. È un trofeo. Tenete pesci, per voi. Mangiate questa testa. Perché questo è tutto... Vabbè. Disordinato, vabbè. Niente, mi manca un altro molo e siamo a posto. Ok, mi hanno visto. È qui. Eccolo qui. Ah, salve! Donne! È arrivato l'arrotino. Dai, dai, 3 contro 1. No, tu non mi scappi. No, 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 tu vieni qui. Anche oggi, ragazzi, è andata molto bene. Tiè.
Oh, mesi e mesi per raggiungere la terraferma, ma ce l'abbiamo fatta. Sì, muori. È stato bello il tuo pensiero. Ah, ci abbiamo anche il cacciatore notturno. Ok, ci siamo liberati anche del rompipalle notturno. Ed ecco qui anche le nostre scale. Ta-da! Molto meglio direi, eh? Decisamente meglio. Salve! Guarda, vieni qui. Vieni qui. Perfetto. Questo è quello che succede quando troppe persone rompono le scatole. Vieni. Bravissimo. Siete come le zanzare. Avanti un altro e vai. E non poco. Ok, basta. Ce ne sono altri? No, bene. Ok. E va bene così, abbiamo fatto anche la montagnola. Eccole. No, ho sbagliato. Ok, io direi ragazzi che possiamo fermarci qui per questo episodio. Abbiamo costruito il molo finalmente. Sì, così possiamo andare allo yacht tranquillamente senza troppi problemi. Abbiamo costruito anche la zattera, con la quale è già in posizione, pronta alla partenza per l'avventura. Domani andremo alla ricerca del Bob sperduto. E spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Mi raccomando, lasciate un bel like e condividetelo. E nel prossimo episodio, appunto, cercheremo di andare a esplorare questa famosa grotta e vedremo un po' che cosa troveremo di bello. Vabbè, come sempre, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like, condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e state guardando i miei video. Bella a tutti e ciao!